Sostenitore dell'UNICEF e anche il sindaco di Meito che ci ha fortemente voluto e desiderato in questa serata. Chi poteva pensare il contrario? Assolutamente sì, per noi è un onore poter aiutare questa associazione e poter regalare un sorriso e una speranza a tutti i bambini. Speriamo di farla divertire, possiamo iniziare? Ci sentiremo a fine spettacolo, mi dirà se si sarà divertito o meno. Ma già il fatto stesso di aver potuto ospitare questa semifinale associata a questa iniziativa UNICEF per noi, per me come primo cittadino e per noi come comune di Meito è un onore, una grande soddisfazione. Speriamo di poter che questa sia una delle tante serate in cui regaliamo sorrisi e divertimento e strappiamo un po' di pensiero alla gente, creando appunto un po' di allegria, di spensieratezza e di gioia. Posso concludere con una frase che dico sempre: quando si fa del bene bisogna soltanto essere felice e sorridere. Ma io parto da una mia concezione di vita, porgi sempre l'altra guancia, fai e non pensare a quello che fanno gli altri, spenditi per gli altri e non pensare al mero divertimento di te stesso. La gioia più grande è quando ti senti dire dagli altri grazie per quello che hai fatto. Io è una vita che sto facendo questo, mi sento uno dei tanti, non il sindaco di Meito, anche se lo sono. Per me ho sempre invitato la gente a sentirsi per il mio tramite il sindaco di Meito e invito, continuo ancora a lanciare questo invito, innamoriamoci delle cose positive. Questa di stasera è uno dei tanti messaggi positivi che noi intendiamo lanciare e per questo intendiamo spenderci e continuare su questo solco che noi stiamo tracciando del migliorarsi le condizioni di vivibilità della nostra Meito, facendo innamorare, così come si sta innamorando pian pianino, tutti coloro che la visitano. Quest'anno noi come amministrazione ci siamo ritrovati tantissime problematiche che stiamo quotidianamente aggredendo, con presunzione riesco a dire che quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo avuto meno problematiche come acqua, meno sporcizia in giro e questo è il merito non è solo dell'amministrazione, è anche dei cittadini che si sentono vicini all'amministrazione. Quindi sentiamoci tutti sindaco di Meito, sentiamoci tutti primi cittadini di Meito, innamoriamoci di Meito e creiamo delle condizioni di vivibilità migliori per noi, per i nostri figli e per tutti i bambini. Esatto, sono pienamente d'accordo con le sue parole. E quindi appuntamento al prossimo anno, tutti assieme con tanta più gente attorno a noi. Quindi un invito e avvicinatevi a noi, non temete nulla, cioè nel senso che noi non abbiamo nulla da nascondere, non giochiamo o lavoriamo solo per noi, lavoriamo per tutti, giochiamo come squadra, intendiamo crescere come squadra, perché da soli non si va in nessun posto, solo così possiamo creare veramente delle condizioni per un futuro come il nostro cuore desidera e come spero che il cuore di tutti possa desiderare. Ok, quindi ci guardiamo allo spettacolo e sorridiamo donando un sorriso agli altri. Grazie a voi.